caffè? Certo. Amici di Fighters Life, siamo con Davide Buccioni, l'organizzatore dell'evento che andrà in scena domani sera agli studios di Via Tiburtina. Davide, cosa ci dobbiamo aspettare da questa serata? Beh, è una bellissima serata pugilistica in una location fantastica come gli studios di Via Tiburtina. Gli studios sono lo studio 7, lo studio più importante, più grande tra i 9 studios che sono appunto all'inizio di Via Tiburtina. Ci aspettiamo una serata di grande pugilato su tutti Michael Magnesi, che affronta il titolo intercontinentale IBO dei pesi super piuma contro un pugile piuttosto navigato, il venezuelano Bredol Teran. Beh, che dire, Magnesi è imbattuto, Magnesi è il prospect più importante, più forte del pugilato italiano, affronta un avversario molto esperto che è andato molte volte a vincere anche fuori casa, anche per KO, abbiamo visto in diversi titoli in Argentina, e quindi è un match tra due fighter, tutte e due amano uno scontro diretto, amano la box a corpo, quindi andremo a vedere sicuramente un grande match. Nel sottoclou si lancia Francesco Russo verso un campionato d'Italia della categoria, imbattuto, 7 match, 7 vittorie, 6 KO, e questa volta lo metti di fronte a quel lato che ha bisogno, che tanto ha ben figurato contro Matteo Guainella. Beh, sicuramente è il match più importante, più impegnativo, più difficile per Francesco Russo. Domani sera affronta un pugile georgiano, la Bisonia, che lo scorso anno pareggiò contro il nostro Matteo Guainella in un match fantastico, un match davvero emozionante, 6 riprese di guerra, e quella di domani sarà sicuramente una guerra, perché tutte e due sono due super picchiatori, super fighter, e quindi a mio avviso infatti è stato considerato il match più importante del sottoclou, e quindi avverrà appunto, saliranno all'ultimo match tra i vari sottoclou prima del titolo principale della serata. Avremo poi un derby tutto laziale tra il tuo prospect Pietro Rossetti e quel Federico Cerelli, che comunque vanta 12 incontri da professionista. Sappiamo essere un pugile coriaceo, un pugile duro, un pugile che viene sicuramente per fare risultato e per rilanciarsi nella ribalta nazionale. Beh, è un derby tutto laziale, un derby tra pugili giovanissimi. Cerelli ha già combattuto fuori dall'Italia, pur perdendo, ma ha disputato un grandissimo match. Il nostro Rossetti è imbattuto da professionista, e un derby è sempre un 1x2, quindi non si sa mai qual è il risultato finale, però sono sicuro che verrà fuori un bel match, anche perché Cerelli è longilineo, colpi dritti, tecnico, mentre Rossetti è un fighter, quindi è il classico del pugilato, il fighter contro il tecnico. Due parole anche su Luca D'Ortensi e Christopher Mondongo, che rientra nel pugilato agonistico. Luca D'Ortensi, ultimo test per lui prima del titolo internazionale, e beh, che dire di Luca D'Ortensi, già campione italiano dei pesi massimi, già campione del Mediterraneo IBF, quindi un test impegnativo per lui, perché a marzo si parla già di o i primi di aprile si parla già di un primi di aprile scusate già di un titolo international IBF per lui, della categoria dei cruiser, dei massimi leggeri, ritornato nella sua categoria originaria, ovvero quella dei massimi leggeri, pur avendo vinto il campionato d'Italia dei pesi massimi. Christopher Mondongo? Christopher Mondongo, un bel pugile, una tecnica sopraffina, rientra dopo un periodo di stop,
per motivi fisici e lavorativi, e quindi buon per lui, ritorna sui ring romani, ritorna in un palcoscenico bellissimo come quello degli Studios. Grazie a Davide Buccioni. Siamo con il gringo Christopher Mondongo, finalmente rientri sul ring, Christopher. Eh sì, finalmente. Tanto buonasera, sono molto contento e non vedo l'ora di tornare a combattere domani. Mi sono preparato bene, mi sento bene e non vedo l'ora proprio. Allora, questi mesi diciamo che sono cambiate molte cose sia nella tua vita, tra virgolette, professionale, al di fuori del discorso pugilistico, hai anche cambiato team, quindi diciamo è un po' un lavoro nuovo che deve essere messo a frutto con il primo incontro. Sì, esatto, questi sono stati mesi diciamo importanti. Ho aperto un negozio, Fresh Barbershop, e ho cambiato team, mi trovo con un nuovo allenatore che è Giorgio Maccaroni. Abbiamo fatto un lavoro molto particolare sulla mia fase difensiva, che era una delle mie più grandi pecche, diciamo, e continuando a mantenere sempre quello che era il mio stile di pugilato. Ora l'importante è provare a fare un bel match e mettere ovviamente a frutto quello che ho fatto fino adesso. Quali sono stati gli aspetti, oltre al discorso che hai detto, insomma, la fase difensiva, quali sono gli aspetti su cui avete lavorato e su cui avete preparato l'incontro di domani? Ci sono delle situazioni specifiche che volete provare all'interno delle sei riprese di domani sera? Sì, abbiamo provato molto le uscite, dei perni, delle schivate, comunque abbiamo cercato di lavorare sia dentro, come era sempre la mia abitudine, ma anche un pochettino più da fuori, e quindi spero appunto di riuscire a mettere a frutto queste nuove cose. Ovviamente sarà un percorso lungo, quindi non verrà tutto domani, però sono convinto che faremo un grande match. E noi ti seguiremo con interesse, grazie a Christopher Mondongo. Grazie mille. Siamo preparati come ci prepariamo sempre, con grande intensità, abbiamo fatto parecchio fondo, naturalmente la preparazione è stata spalmata perché c'è già in vista del titolo che dovrò fare il 5 aprile, che è l'International IBF, e niente, ci siamo preparati abbastanza bene, naturalmente non sono già al 100% perché vorrebbe dire arrivare poi tra un mese meno preparato di quello che dovrei essere, quindi sappiamo comunque che dobbiamo dare il massimo perché nel pugilato si naviga a vista, quindi ogni match è importante e soprattutto va preso sempre con le molle, però le sensazioni sono buone, stiamo bene e vediamo di portare a casa una bella vittoria in vista poi di questo titolo importante che ci sarà in aprile. E ovviamente noi saremo pronti a sostenerti sia in questa battaglia, quella di domani, ma soprattutto in quella del 5 aprile. In bocca al lupo, Luca. Crepi ragazzi, grazie. Ciao a tutti gli amanti del pugilato.
Amici di Fighters Life, siamo con Federico Cerelli. Federico, il tuo match è uno dei più importanti, uno dei più sentiti della serata, un derby italiano con Pietro Rossetti. Come ti sei preparato a questo incontro? Buonasera a tutti, sì, mi sono preparato bene, sono 2 mesi che sto a fare la preparazione lì a Ceccano e so che è un bel match duro contro il pugile di casa, però sto preparato bene per dare battaglia, insomma. Ascoltami, sai che questo match può aprire delle porte importanti, soprattutto per quanto concerne una eventuale chance per il titolo italiano. Questo è uno stimolo in più, ti ha dato una carica in più, soprattutto nella preparazione e nell'approccio a questo match? Sì, mi ha dato un approccio un più importante perché, diciamo, vincendo questa sera potrei andare a fare sfidare il titolo italiano, diciamo. E quindi una bella opportunità da cogliere al volo. Come sai è anche prevista la diretta su Sky Sport 228, quindi anche il tuo incontro sarà irradiato da un grande network come Sky. Cosa ti senti di promettere a tutti coloro che vedranno Federico Cerelli sul ring questa sera? Beh, una bella diretta, quindi prometto spettacolo e vince il migliore. Grazie a Federico Cerelli. Pietro Rossetti, domani sera un match impegnativo contro Federico Cerelli, un match che sicuramente porterà il vincitore ancora un gradino più avanti verso questo titolo italiano che deve essere alla tua portata ovviamente, ma solamente il primo step per una carriera ricca di successi. Sì, sì, sono contento di fare contro un buon avversario, sono pronto e davvero sì, è un passo in più verso il titolo. Entro l'anno posso promettere che sarò campione italiano, Devesi Welter. Allora, come ti sei preparato per questo match insieme ai tuoi maestri Italo Mattioli e Luigi Ascani? E avete fatto delle correzioni rispetto alle altre preparazioni, rispetto agli altri avversari, oppure continuate sulla strada che vi siete preposti nei match precedenti? Sì, continuiamo, andiamo sempre avanti col migliorando tecnicamente, penso che quella è la cosa più importante, e fisicamente sto sempre benissimo, sempre pronto per combattere e tecnicamente sto migliorando sempre più e i colpi fanno sempre più male e so sempre quello che devo fare ancora meglio sul ring e quindi non vedo l'ora di combattere, per me è una felicità combattere. Allora, tu hai molte persone che ti seguono, sin dal primo incontro che hai fatto da professionista, la folla che ti segue è sempre crescente. Già te l'ho detto in un'altra intervista, c'era un ragazzo che adesso non combatte più, che si chiamava Daniele Petrucci, che ha coinvolto veramente una grossa popolazione per quanto concerne la città di Roma all'interno della sua carriera pugilistica. Pensi di poter riprendere le sue orme per quanto riguarda il discorso della popolarità e quindi del trascinare la gente sotto il ring per te? Sì, Daniele Petrucci è un grande, lo stimo tantissimo, è grande pugile, grande persona e sì, voglio fare ancora di meglio, voglio portare tutta Roma a vedermi in trasferta e voglio che l'Italia mi segua tutta. Mi piace tantissimo portare persone a vedermi e voglio ogni match cerco di portare un po' più di persone. Mi piace pure vendere i biglietti alla gente e poi tante persone mi aiutano e quindi sono contento. Grazie, grazie Piero Rossetti. Grazie, grazie a voi.
Siamo con Francesco Russo. Francesco, domani sera ottavo incontro da professionista, con questo lato Capisonia che sicuramente hai avuto modo di vedere contro Matteo Guainella, un incontro dove sicuramente non aveva sfigurato. No, assolutamente, però a me mi cambia poco, io sono un pugile con tutto il rispetto diverso da Matteo Guainella, quindi sarà un altro match, tutto qua. Io, sì, ma l'ho visto, ho visto tante belle cose, però io aspetto solo domani, tutto qua. Domani è sicuramente un altro piccolo passo verso qualcosa di più importante, questo titolo italiano che piano piano si sta avvicinando. Sì, io dico sempre che non ci penso, perché per me non è un arrivo il titolo italiano, cioè prima o poi arriverà, però io combatto ogni match come se fosse il mondiale e spero che avrò questa possibilità il prima possibile. Nel frattempo penso a domani e appunto a fare il mio lavoro. Com'è andata la preparazione? Hai sempre seguito il tuo iter abituale di preparazione oppure hai cambiato qualcosa rispetto alle ultime preparazioni degli ultimi match fatti? Guarda, io già l'ho detto pure l'altra volta, io ogni match imparo qualcosa in più e quindi vedo qualcosa su cui lavorare, quindi ovviamente qualche dettaglio cambia. Cambia perché cambia l'avversario, cambia perché si cresce, quindi però la prassi è sempre la stessa. Ovviamente più vai avanti, più impari, più modifichi, migliorando, diciamo. Grazie a Francesco Russo. Grazie a voi. Ed eccoci qua con il grande protagonista della serata, Michael Longworth Magnesi. Finalmente ci siamo, Michael. Cerimonia del peso fatta, hai reintegrato il peso e ora bisogna solo salire sul ring. Eh sì, ecco, mo attendiamo soltanto la giornata di domani. Poi si sale lì sopra e ci portiamo a casa pure quest'altra cintura. Il tuo avversario è molto esperto, sappiamo benissimo che i sudamericani sono sempre pugili che hanno disputato mille battaglie per arrivare a determinati obiettivi, lui ha fatto la sua carriera, è stato anche sfidante per un campionato del mondo, è un match che sicuramente può farti crescere anche a livello di esperienza questo. Sì, beh, più incontri pugili di livello e più cresci anche tu. Certo, sarà un pugile da non sottovalutare, perché non è che viene qui a essere sconfitto o a prendere cazzotti, quindi faremo una bella battaglia, dai. Allora, sai benissimo, ne abbiamo parlato anche durante l'intervista fatta a studio, che questo match può aprirti delle porte importanti anche a livello mondiale per l'International Boxing Organization. Come abbiamo detto anche lì all'intervista, è una semifinale per un mondiale, quindi dobbiamo essere concentrati e impegnarci a vincerlo al meglio per poi andare a vincere anche il mondiale. Lui non ci sta sentendo, quindi non può spiare quello che ci starai per dire. Avete già fatto un piano con Mario Massai o comunque già sapete come agire, come approccio a questo incontro? No,
No, non sono tipo da programmare prima le cose da fare o no. Quando mi trovo lì sopra, poi l'istinto fa da sé. Ringraziamo Michael Magnesi, ovviamente saremo lì con te per sostenerti in questa grande battaglia. Say that Joe Louis, Jack Dempsey, Jack Johnson, Jim Jeffries, and all of them would have annihilated the likes of myself, Muhammad Ali. After watching these films, watching their opponents, watching their styles, watching how they fought, watching the footwork and their speed, and my critics will admit that I am the fastest heavyweight in the history of boxing with feet and hands. It may come as a shock to you, but I say that I would have beat every heavyweight that ever lived before me.